Ciao ragazze, questa è una nuova tipologia di video che ho deciso di fare sul mio canale. In realtà l'ho vista fare da tantissime ragazze, ma in particolare mi è scattata la scintilla quando ho visto il video delle scoperte e riscoperte di Miss Penny 09. Vi metterò ovviamente qua sotto il suo video. Mi è scattata la scintilla perché non solo ho parlato delle scoperte, ma anche delle riscoperte che, boh, secondo me è quasi molto più utile delle scoperte perché comunque. Insomma, ripescare i prodotti, scoprirli, riscoprirli è sempre molto bello. E quindi ho deciso di fare anch'io questa tipologia di video ogni tot, quindi non so se ogni mese, ogni 2 mesi, non so quando ci saranno dei prodotti da mostrarvi, anche perché spesso ci metto tantissimo nel recensirvi i prodotti e così potete avere anche una prima impressione prima di avere appunto la recensione poi vera e propria, magari nei promossi e bocciati, eccetera. Ci sarà solo un prodotto di skincare e poi gli altri tre saranno di make-up. E proprio grazie a Simona, Miss Penny 09, ho scoperto questo prodotto che è il gel detergente viso purificante della marca Biovera. Questa marca qui, che è una marca made in Italy. Insomma, lei lo ha recensito, io l'ho sentito recensito solo da lei. Quindi poi non l'ho sentito da nessun'altra parte e ho deciso di comprarlo su EcoCose. È stata una scopertona perché in genere io mi trovo sempre male con i gel viso purificanti bio o non bio, non importa. Mi sono sempre trovata male perché mi seccano tantissimo e mi tirano tantissimo la pelle. Invece questo è delicatissimo. Praticamente l'ho utilizzato così perché è la confezione fatta in questo modo che quindi sale il prodotto. Ed è una consistenza molto particolare, devo dire che è quasi. Non è oleosa, però è tipo un olio quando si va a spalmare sul viso, cioè è un gel misto ad olio e quindi davvero pulisce il viso, però allo stesso tempo lo lascia molto morbido e idratato. Io lo uso ogni sera dopo lo struccaggio. E veramente si sta rivelando una scopertona. Ve ne parlerò ovviamente successivamente in altri video, nel video della mia skincare routine o chissà in tanti altri video, ma per ora devo dire che mi sta piacendo da matti, da matti. Qua c'è scritto che è un gel viso purificante e normalizzante per pelli giovani, impura, grassa, tendente all'acne e problematica. Quindi è proprio consigliato per le pelli miste barra grasse, però devo dire che io lo consiglierei anche per una pelle normale perché è talmente delicato come prodotto che va benissimo anche per una pelle normale. Quindi questa veramente è una scopertona e ve ne parlerò sicuramente più avanti, vedremo un po' come si comporterà anche in seguito. Per il make-up è stata sicuramente una scopertona le film noir di Nabla. Questo mi è stato inviato ormai proprio dall'uscita, quindi tipo un mesetto fa. Più o meno, sì, tipo su Instagram mi faccio vedere sempre le foto più o meno, quindi potete vedere da lì quanto tempo è passato e io ci metto un pochino a recensire i prodotti, soprattutto se si tratta di mascara, perché comunque bisogna vedere nel tempo come si comportano, se si seccano, perché di solito all'inizio le mascare hanno una consistenza molto più liquida o non sempre, però in genere tipo questo qui all'inizio aveva una consistenza molto liquida, adesso già si sta un po' addensando e quindi insomma bisogna vedere comunque nel tempo come si comportano. Comunque devo dire che mi sta piacendo veramente tantissimo e mi piace tantissimo veramente la forma dello scovolino. Ha uno scovolino di questa forma a goccia. La parte cicciotto finale permette di prendere le ciglia e incurvarle e allungarle veramente tantissimo e la parte più stretta, diciamo, iniziale, permette di separare bene le ciglia. All'inizio, quando me l'avevano mandato, non l'ho utilizzato tutti i giorni, ma lo alternavo con quello, il Pupavampo, comunque con un altro che avevo, perché non mi fidavo a tenerlo su 8-9 ore lavorative, perché comunque non conoscendolo non sapevo come si sarebbe comportato. Quando poi ho capito che è un mascara che dura tutto il giorno tranquillamente, quindi da quando lo mettete la mattina alla sera rimane così com'è. Sapete, ci sono dei mascara che proprio appena messi sono bellissimi, poi dopo un po', dopo qualche ora, tendono ad appesantire le ciglia, eccetera. Questo invece, come lo mettete, così ve lo ritrovate. Non si sgretola durante la giornata e quindi da quando ho capito queste cose ho iniziato ad utilizzarlo tutti i giorni.
L'unica cosa è che non è volumizzante sulle mie ciglia, però le allunga veramente tantissimo, fa veramente un bellissimo effetto, non fa grumi e anche le incurva, quindi per le mie ciglia sfigatelle, che sono comunque tendono all'ingiù, sono cortine, già questo fatto che le allunga veramente tantissimo, è super confortevole, non si sgretola durante la giornata, non fa grumi. Veramente mi piace tantissimo. Unica cosa che appunto non fa volume, cioè, almeno sulle mie ciglia non lo fa purtroppo, però ha tutte queste altre cose che me lo stanno facendo piacere tantissimo. Tra l'altro anche un nero bello intenso, proprio le film noir, non è a caso, ha proprio un bel nero molto bello, senza contare che è anche un buon inci. Io come mascara bio vi posso fare il paragone con il mascara della Sobio o da Sue, quello per intenderci, quello scovolino tipo ricurvo, e molto molto meglio questo, ve lo assicuro, perché quello è vero, quello forse dava più volume, però non allunga quanto questo, non mi durava tutta la giornata come questo, insomma lo scovolino non mi piaceva tanto, molto molto meglio questo, quindi comunque vi posso fare anche un paragone con un altro mascara bio. Ve ne riparlerò in seguito, vedremo come si comporterà con il tempo, vedremo se si addenserà, se si seccherà, eccetera. Però devo dire che per il momento questo me lo potrei assolutamente comprare con i miei soldi. Tra le riscoperte, invece, ho due ombretti. Uno è in crema, però sono più o meno della stessa famiglia che avete già visto nel video Mi preparo con voi del mio compleanno. Ho fatto quel trucco e veramente mi piace tantissimo. Uno è il Color Tattoo di Maybelline nella colorazione Pomegranate Punk numero 30, sì. Ed è questo borgogna bellissimo, veramente stupendo. Ed è questo. E l'ho riscoperto perché, non lo so, non l'ho mai usato più di tanto e da solo non mi fa impazzire, devo dire. Mentre ho fatto questa riscoperta con l'ombretto Star Violet di MAC, che è questo. E insieme ci stanno benissimo. Questo qui è l'ombretto Star Violet, che è veramente bello. Anche questo è un borgogna con dei riflessi stupendi. Molto bello. Questo qua. E devo dire che insieme ci stanno veramente benissimo. Lo potete, adesso lo metto sopra, lo picchietto sopra. E in questo modo. Questo qui, ecco qua, come diventa con sopra Star Violet di MAC, veramente sprigiona tutti i riflessi, grazie alla base, proprio l'ombretto Pomegranate Punk, sprigiona tutti questi riflessi che ha Star Violet e appunto lo potete vedere lì nel Mi preparo con voi del mio compleanno, come era uscito, era veramente bellissimo. E questo è tutto ragazzi, queste sono state le mie scoperte e riscoperte di questo periodo. Fatemi sapere se questa nuova tipologia di video può piacere anche sul mio canale. Penso che sia molto carina anche per parlarvi un pochino di alcuni prodotti e magari non. Ecco, tipo ad esempio del Maybelline Color Tattoo non vi avrei parlato nei promossi perché. Cioè, secondo me non è un promosso perché utilizzarlo da solo non mi fa impazzire, però utilizzandolo come base sopra Star Violet viene veramente, veramente stupendo. Quindi, questo è tutto ragazze, fatemi sapere anche quali sono le vostre scoperte e soprattutto riscoperte di questo periodo e se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao!